Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati anche quest'oggi sul mio canale. Oggi, come vedete qua al mio fianco, torniamo a parlare di serre idroponiche. Se siete iscritti sul mio canale sapete benissimo che io già ne posseggo tre modelli, perché ho creato vari video che parlano di questo argomento. Se invece avete trovato questa marca in rete e volete avere più informazioni, visto che è una delle più vendute, anzi addirittura questo modello mi pare che è il più venduto su Amazon, ne hanno venduti quasi 6.000 esemplari, spero che questo video vi possa essere di aiuto. Allora, cosa serve e come funziona una serra idroponica? Una serra idroponica serve per far crescere le nostre piantine in maniera più semplice e molto più veloce. In più possiamo anche farle crescere in periodi dell'anno in cui queste piantine non riuscirebbero a crescere. Allora, la serra idroponica è costruita in due parti. La parte della vasca, in cui va inserita l'acqua, che sia acqua del rubinetto oppure acqua in bottiglia. Io utilizzo l'acqua in bottiglia. In questa acqua vanno inseriti dei nutrienti che servono chiaramente per far crescere le piantine. Così queste piantine non andranno a cercare i nutrienti nel terreno, li troveranno già direttamente in maniera molto più semplice e mirata all'interno dell'acqua. In più c'è la luce, che è quella che vedete in alto chiaramente, è una particolare luce a LED che simula la luce del sole, e quindi possiamo dare a queste piantine anche una simulazione di luce del sole anche in ambienti chiusi. In più possiamo dosarla sia con dei programmi a ore, quindi possiamo dare la luce alle piantine per quante ore vogliamo. In più anche con questa stina possiamo anche dosare quanta luce conferire alle piante. Piuttosto che fare un classico unboxing, preferisco farvi vedere come si utilizzano tutti gli accessori che ci sono contenuti nella scatola. Allora, chiaramente la prima cosa da fare è inserire nella vasca l'acqua. All'interno della vasca ci stanno 4 litri d'acqua. La prima cosa da fare è prendere i nutrienti e miscelarli con l'acqua. Ogni tappo di nutriente serve per 1,5 litri d'acqua. Prima si utilizza il nutriente A, quindi un tappo per ogni 1,5 litri, questi va bene, sono bottiglie da 2 litri, ne inserirò qualcosina in più. Quindi riempiamo il tappo con nutriente A, un po' di più della lineetta che ci è segnato, perché questi sono 2 litri. Ora misceliamo bene le bottiglie. Prendiamo il nutriente B, anche del nutriente B, quindi io utilizzerò poco più di un tappo. Qui c'è la lineetta che indica il 1,5 litri. Inseriamo l'acqua . Come vedete, io ho già montato la pompa all'interno della vasca. La prossima cosa da fare è inserire all'interno della vasca i cestini. I cestini servono come supporto per le spugnette. Le spugnette chiaramente servono per assorbire l'acqua e bagnare il seme, quindi per far germinare la piantina. Quindi noi adesso cosa facciamo? Prendiamo la spugnetta, possiamo inserire un seme o anche più semi, poi quando cresceranno le piantine possiamo anche scegliere quale tenere e quale eliminare, oppure se dobbiamo far crescere più semi insieme, come per esempio il basilico, che è quello che vorrei far crescere in questa spugnetta. Io di solito prendo un piattino, una pinzetta, inserisco quanti semi ho voglia di utilizzare .
Ok, perfetto, ho messo 5 semi. Ora inserisco la spugnetta nell'acqua. Come vedete, metto questo tappo trasparente che serve come serra, diciamo, perché non farà uscire l'umidità e terrà bene al caldo i semi. Vedrete che il massimo una settimana il seme inizierà a germinare. Utilizzo poi dei tappi se voglio, come si chiama, se non voglio utilizzare tutte le posizioni per far germinare i fiori, così non mi entrerà la polvere e chiaramente l'acqua evaporerà di meno. Poi all'interno della scatola ci sono anche questi palettini dove posso scrivere il nome, ad esempio qui, e quindi scriverò basilico, così mi ricorderò che in questa posizione ho piantato del basilico. Ora vediamo come funziona la luce. Come vedete qua in alto c'è un comodissimo touchscreen con quattro pulsanti touch. Il primo serve per accendere, il secondo per attivare sia, come si dice, la pompa che serve per ossigenare l'acqua, ma anche la ventola. Terzo, se vogliamo far crescere vegetali, e quarto invece la luce dedicata ai, come si dice, alla frutta. Allora, alla frutta, ai fiori, scusate. Chiaramente la prima cosa da fare è accendere la luce. Quando attiviamo la luce, cosa succederà? Che parte anche la programmazione. La programmazione è 16 ore luce accesa e poi 8 ore di luce spenta. Quindi vi consiglio di accendere al mattino presto, così poi lui ogni giorno al mattino presto si accenderà la luce. Appena attiviamo la luce partirà subito anche sia la ventola che la pompa, poi possiamo decidere noi se spegnere, come avete visto, oro spento, sia la pompa che la ventola. Posso decidere io in qualsiasi momento se attivare o solo la pompa o solo la ventola. Chiaramente le due luci sono diverse e servono per far, come si chiama, germinare prima i vegetali oppure i fiori o la frutta. Come vedete, si vede che la luce cambia di colore. Siamo giunti al termine del video. Prima di salutarvi, vediamo come sono cresciute le nostre piantine nell'arco di 3 settimane. Se vi ricordate, vi avevo detto che c'erano due tipologie di luci, c'era la luce per i vegetali e la luce per i fiori. Se vi ricordate, avevo anche deciso di far germinare sia vegetali che fiori. Ecco, vi dico già da subito che utilizzando la luce per i vegetali, i 4 spazi che ho utilizzato per i fiori non sono proprio germinati, che sono questo spazio, questo e anche questo nascosto qua dietro. In questo altro, visto che non, settimana scorsa non stava germinando il fiore, ho deciso di inserire un'altra piantina di peperoncino. Come vedete, in una settimana, come è cresciuta bene, è già alta quasi 3 cm. La prossima prova che farò, appena toglierò queste piantine, sarà quella di utilizzare le luci per i fiori e provare a far germinare nella serra idroponica soltanto i fiori. Come vedete, le piantine sono bellissime. Questo è il basilico, guardate quanto è diventato alto. Piantina di pomodoro, 2 piantine di peperoncino. L'insalata è cresciuta veramente veramente bene, come vedete, lattughino e altri tipi di insalate. Questa, come vedete, in 3 settimane sta crescendo piano, ma comunque sta crescendo lo stesso. Questa, se non erro, è una piantina di melanzane. La serra mi è piaciuta veramente veramente tanto, perché è costruita veramente bene sia come materiali che come finiture. Allora, le finiture sono fatte veramente veramente bene, ci sono le maniglie per poterla alzare, da qui possiamo vedere se dobbiamo fare il rabbocco dell'acqua. Il tappo per il rabbocco è veramente grosso, nelle altre due era piccolissimo, era più l'acqua che versavo fuori che quella che riuscivo a versare all'interno della vasca. Poi non parliamo anche della pompa, la pompa possiamo gestirla noi, quindi farla partire quando vogliamo. Nelle altre che avevo partiva quando voleva, e alle volte ero, come si chiama, sdraiato sul divano, magari stavo dormendo,
l'acqua partendo faceva rumore, quindi sia la pompa che l'acqua, e ogni volta mi svegliava. In questo sistema posso decidere io quando farla partire. In più c'è anche la ventola che è la prima volta che la vedo in, come si chiama, in una serra idroponica, e anche quella mi è piaciuta tanto perché possiamo sia areare le nostre piantine, dare un po' di sollievo alle nostre piantine con questo periodo di, come si chiama, di caldo infernale, ma anche possiamo anche raffreddare un attimino le lampade, perché visto che io le faccio andare per quasi 16 ore al giorno, è giusto anche dargli un attimo di refrigerio. Allora, siamo giunti al termine del video, spero che vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda da farmi, scrivetemela qui nei commenti, sarò felice di rispondervi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ricordatevi di mettere un like se vi è piaciuto il video, e buona domenica.